Siamo andati a fare la spesa ad Esselunga. Di solito non ci cioè, di solito non ci andiamo mai perché è caruccia, però oggi me l'era presa così da andare all'Esselunga. Abbiamo speso 114,18 euro. Vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Allora, asciugoni Regina, sono due rotoloni. Poi tovagliolini marchio Esselunga, sono 100. Poi ho preso questo pane qua della Roberto, quello bianco senza crosta per fare così dei panini per merenda. Poi ho ripreso guanti, questi qua che uso per lavarci i piatti della Smart, che è la linea dell'Esselunga, taglia M. L'ho ripreso perché gli ultimi che ho preso mi ci sono trovata male. Poi carote, pagate 1,13 euro, sono 766 grammi. Uva Vittoria, che era in offerta, ho pagato 1,08 euro. Poi sì, una cassa d'acqua Dolomiti Esselunga. Poi 4 mele pagate 1,60 euro. Una melanzana 58 centesimi. I lamponi venivano 1,98 euro, mi pare. Fruttini per la Sara, aglio e pesche, noci gialle 3,19 euro, sono 6. Poi abbiamo preso della Valsoia le cotolette vegetariane di carne, hamburger di bovino adulto. In offerta c'era il cordon bleu a 2,99 euro, sovraccosce di pollo 2,75 euro, fettine sottili di filetto di pollo 3,78 euro. Tacchino, sempre le fettine quelle sottili, c'era l'offerta, lo sconto, 3,48 euro. E poi fettine sottili di vitello, sconto il 30%, 3,22 euro. Poi, sempre Esselunga, yogurt magro 0% grassi. Questo che è? Pesca, ananas e frutti di bosco, te lo sei preso? Sì. Ok. Poi tortelli, ricotta e spinaci, sempre linea Esselunga. Poi ho preso lo yogurt greco 0% grassi bianco, poi ci vado a mettere un po' di burro d'arachidi. Exquisia, il formaggino light, stracchino vallelata che era in offerta, bocconcini di mozzarella Esselunga. Poi per la Sarina abbiamo preso questa, adesso ha scoperto il salamino. E quindi abbiamo preso questo della Citterio, ci sono i salamini, i stick e poi i grissini, due pacchetti. Poi pesto della Buitoni, così piccolino che tanto si mangia solo io e la Sara. Poi Citterio prosciutto crudo, bresaola. Poi prosciutto cotto, alta qualità della Beretta, arrosto di pollo. E poi questo dovrebbe essere il tacchino dell'Esselunga. Poi abbiamo preso a 1,61 euro questi sfilatini qua di grano duro, gallette di mais, dell'Esselunga ananas a fette in puro succo di ananas. La Sara poi ha visto questi mini croissant, quindi glieli abbiamo presi, vediamo un po' se li mangia perché lei non è che ci tira molto a queste cose a colazione. Vediamo un po', limite mangio io. Poi dell'Alpro i budini al cioccolato di soia, mandorle pelate, piadine Loriana che erano in offerta. Poi succhini alla pesca Esselunga senza zuccheri aggiunti. Questo qua l'ho visto, mi ispirava, della Santal Plaisir arancia rossa, era in offerta. In offerta c'era anche questo qua della Palmolive per le mani, il sapone per le mani. Spontex, tre spugnettine per i piatti, anche questi in offerta. In offerta c'era anche la pasta Vogliello. Ti ricordi il prezzo? 95? 95 centesimi. Quindi abbiamo preso le mezze penne rigate, la Toffarella si chiama, i fusilli, poi gli spaghetti però dell'Esselunga perché della Vogliello non c'erano. Sempre in offerta della Rio Mare il tonno al naturale, 6 lattine,
4,99 euro, mi pare. 6,99. 6,99. Allora 4,99 era quello normale, non il naturale. Ce n'era 4. E poi i Tuk cracker classico. Basta, mi sembra che ho fatto vedere tutto. Sì. Qui mi sembra me l'ero dimenticata. Le avalfrutta, la passata fresca di giornata, i pomodori italiani. Anche questa è un'offerta, però l'abbiamo presa solo una perché tanto ce ne abbiamo un bel po' sempre a casa. Buongiorno ragazze, o meglio buon pomeriggio perché ormai si sono fatte le 3 e un quarto del pomeriggio. Oggi per me è giovedì 22 agosto. Ho perso un po' la mano con i vlog. Sarà che sono 2 settimane che vlog praticamente zero e giusto vi ho fatto vedere un po' di spesa e la morning routine, ma che è durata pochissimi minuti e quindi ho perso un po' la mano. Comunque ieri avete visto, siamo andati a fare la spesa, d'Esse Lunga. Cosa stranissima perché, come vi dicevo già ieri, per me Esselunga è la più cara in assoluto, almeno qua dalle mie parti, nelle mie zone, e quindi non andiamo mai, non mi ci azzardo mai ad andare lì almeno per la spesa grande. E quindi niente, non ci andiamo mai, però ieri mi era presa così perché avevo visto per curiosità il volantino. E poi la sera di Ferragosto mi pare avevamo fatto questa cena con amici e la mia amica appunto mi diceva che lei va spesso ad Esselunga, soprattutto quando ci sono queste offerte interessanti e che ci fa bene, e cioè, ci fa una bella spesa e non spende poi chissà quali cifre. Quindi ho detto ad Andrea andiamo, proviamo e al limite poi non ci riandiamo più. Quindi siamo andati e devo dire che non è andata malissimo, dai, nel senso abbiamo speso su 114 euro mi pare e un po' di roba l'abbiamo presa. Io pensavo di uscire di lì con tipo 5 oggetti e di spendere 120 euro e invece tutto sommato non è andata male. L'unica cosa è che io non so se è perché magari non ci andiamo mai, ma è veramente troppo grande, troppo dispersiva, ci vuole un'ora per trovare le cose, quindi per quello non mi ci trovo molto. Però magari ogni tanto, appunto, quando vedo il volantino interessante, una spesina, ogni tanto magari potremo andarla a fare anche lì. E niente, sentite il silenzio? Oggi sono sola, completamente sola. Perché Andrea è sempre in ferie, rientrerà lunedì e gli ho detto: dato che te sei in ferie, tua mamma è in ferie, perché non andate te e la Sara dai tuoi? Tanto io non sono andata perché ci siamo stati qualche giorno fa, abbiamo fatto 2 o 3 giorni lassù, 2 notti praticamente, e il terzo giorno poi siamo venuti via. E gli ho detto: io sto a casa, mi faccio le mie cose, te vai con la Sara e stasera poi ritornate per cena. E quindi oggi giornata libera per me. Stamani mi sono fatta le mie cose in casa, mi sono dato una bella pulita a tutto, tutto perché così che eravamo stati via appunto quei giorni. Poi ieri la mattina eravamo andati al mare e il pomeriggio a fare la spesa, insomma, era già diversi giorni che non pulivo. E quindi stamani mi sono dedicata alle pulizie e oggi invece divano e televisione. Adesso anche per pranzo mi sono fatta, cioè mi sono fatta, no, pollo arrosto, pollo allo spiedo del mercato, quindi non ho neanche cucinato. Cucino stasera poi. Quindi adesso mi faccio merendina, mi metto sul divano e mi guardo un film. Un DVD che era già diversi giorni che avevo in mente di vedere questo film, che è uno tra i miei preferiti, se lo trovo, adesso lo cerco. L'ho trovato ed è questo, Insonnia d'amore, uno tra i miei preferiti. Era, vi dicevo, già diversi giorni che l'avevo in mente, però sapete, quando ci sono bambini piccoli è impossibile mettersi sul divano e guardarsi un film in santa pace. Almeno che non sia appunto la sera quando dorme la Sara, però io la sera ho l'abitudine di andare direttamente a letto con la Sara, cioè la faccio addormentare e poi me ne sto a letto di là e mi guardo YouTube o un film, qualcosa insomma sul telefonino, però proprio stare qua sul divano a guardarmi un film non succede praticamente mai, quindi oggi mi guardo questo. Insonnia d'amore con Tom Hanks e Meg Ryan. Per merenda mangio lo yogurt greco dell'Esselunga
0% grassi, vediamo un po' com'è questo qua, non l'ho mai provato di Esselunga, però siccome così schietto non mi piace, ci vado a mettere un po' di crema di arachidi, questa qua è della Coop e questa la utilizza Andrea soprattutto a colazione, la spalmo sulle fette biscottate. Vieni fuori, Billy. Forza, non ce la faccio ad affrontarla da solo. Credo che sia molto difficile per lui parlarne con lei. Film finito, bello. Nonostante l'ho visto e rivisto varie volte, mi piace sempre un sacco. È del 93, ma è sempre bello. E comunque, siccome sono le 5:20, quasi quasi mi andrei a fare uno sciampetto, mi vado a lavare i capelli e poi dopo mi metto a fare le polpette. Ho tirato fuori il macinato e così stasera faccio polpette al sugo e Andrea e la Sara arriveranno intorno alle 8. Quindi adesso mi vado a lavare i capelli. Allora, mi sono asciugata un po' i capelli, non del tutto perché stavo morendo di caldo, e poi ho piegato i panni della Sara che stamani avevo fatto una lavatrice e poi ho fatto anche un'altra lavatrice già che c'ero e tra un po' mi metto a fare la cena. Domani poi sono arrivate altre cosine per la Sara in vista dell'autunno, eccole qua. Questa volta da parte dei miei sono stati alla Benetton, però ve le faccio vedere in un prossimo video. Io chiudo qua questo vlog, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Mi raccomando, lasciatemi like, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e commentate se vi va. Ciao!